Ciao. Allora, adesso vi faccio vedere me che mangio qualcosa. Vabbè. Ho qui un po' di cose da mangiare, tra cui alcune prese al negozio orientale, e poi c'è questo qua. Che ho preso dove lavoro, no, non dove lavoro, sì, dove lavoro, però l'altro supermercato, quello che c'è in centro, non quello dove lavoro io, almeno. Sapete che non mi ricordo? Vabbè, comunque ho preso questo, non mi ricordo quanto l'ho pagato, dovrò guardare. Mi sembra intorno ai 2 euro, 3, intorno a quella cifra lì. Boh, vabbè. Comunque, sono Kinder Gran Sorpresa Mini. Vabbè, le sirene dell'oceano. Qui sembrano molto carine. Vediamo un po' come sono, perché non ho visto. Ricordo per lui cosa c'era, dinosauri forse, boh, non mi ricordo, vabbè, qui c'è, solito ovetto Kinder. Un pezzettino. Vabbè. La solita capsula rosa. Vabbè. Vabbè, qua c'è il solito coso dei warnings. Qua ci sono degli sticker. Guardate che metto qua la sirena, così da mettere penso sulla base. E qui c'è la sirena. Dai, dai. È carina. Non capisco a cosa serva questo. Vabbè, vedete. È carina, dai, fatta bene. Ma aspettavo, non lo so. Vabbè, ce ne sono due, suppongo. C'è questa qui rosa e questa azzurra. Magari cerco anche quella azzurra, sperando di non trovare. Ma sì, dai. E non capisco. Gli sticker, vedete che qui c'è sta cosa? Non capisco cos'è. Un quaderno? Non so. Vabbè. Ma sì, dai, carino. Non è che sia sto granché, ma vabbè. Ora, ok, vediamo un po' le cose da mangiare. Le cose da mangiare orientali. Allora, questo qua dei waffle, che uno dice vabbè, i waffle li trovo anche nei negozi, cos'è che hanno di speciale? Che sono al sesamo, sono uno snack cinese. Vabbè, proviamo.
Vediamo se c'è apertura facilitata. Sì, qua sopra, ma penso che userò la forbice per aprirlo così. Ecco, sono confezionati a due, carino. Mamma mia, profumano come squisci. Oh madò, vabbè, apro così. Sono tipo i waffle duri, tipo quelli che avevo preso, sempre lì all'Eurospar. Mamma mia, che buon profumo! Sì, sembra proprio il profumo degli squishy, che bello. Quelli tedeschi, che sono tipo biscotti più che, cioè, tipo sono fini, con la griglia, tipo così, però fini. Molto burrosi, vediamo. Margarina. Boh, vabbè. Sente anche l'uovo. L'uovo 16%. Buono. Ne mangio solo uno. Poi ho preso questo e questo. Allora, sembrano uguali, però allora vediamo un po'. Qui c'è una scritta in inglese. Allora, questo è ripieno di patate viola e questo invece è ripieno, penso, di fagioli rossi. Vediamo. Esatto, esattamente. Adesso lo apro. Qui c'è l'apertura facilitata, però io lo aprirò sopra perché così almeno c'è un po' più di spazio poi per chiuderlo. Vabbè, che tanto sono confezionati singolarmente. Ah, ce ne sono due, bello. Va bene. Wow, gigante, fantastico. C'è anche l'assorbitore di ossigeno per cibi. E, oddio, che carino! Là dentro, tipo come fosse una mini torta. Che bello! Ok. C'è del sesamo nero sopra. Aspettate che faccio vedere così, vedete? Qui sesamo nero. Questo è quello con i fagioli rossi. E c'è il tuorlo d'uovo. È dolce, però non è salato. Vediamo. Ah no, tuorlo d'uovo salato. Comunque è molto dolce. Molto dolce. È uguale anche questo. Tipo
mini tortiera, anche questo ha il sesamo nero sopra, vediamo. Non sa da molto, che avevo già mangiato delle cose con la patata viola, ma sì, si sente qualcosa, però è più buono questo con gli zucchi. Per ultimo mangio questo, che è tipo quelle patatine tra virgolette fatte con la pasta, non so se vi ricordate, quelli quadratino, però questo qui è un mix spuntino aromatizzato con zucchero edulcorante. Vabbè, qua le traduzioni, no, in teoria non dovrebbe avere roba piccante, spero, perché di solito queste robe qua, allora anche qui dovrebbe avere, esatto, l'apertura facilitata, ma lo apro sopra così dopo ho più spazio per richiuderlo, perché questo mi sa che no, sono, che bello sono delle mini porzioni, oh. Sì, qua c'è tipo plastica da buttare tantissima, però geniali, bellissimo, cioè a me piacciono queste cose. Ok, allora, andiamo, sì, c'è una, vediamo se c'è qualche, no, vabbè, lo taglio con la forbice sopra così. Ok, ecco, vedete, sì. Così c'è dentro un po' di tutto, vediamo di assaggiare, non ho idea di cosa sia. Ah, la fava, giusto, c'era anche scritto. Questi sono quelli aromatizzati al curry, mi sa. E poi ci sono i piselli. È un po' piccante. Questo non ho idea di cosa sia. Forse è sempre una fava, però. Adesso facciamo un po' un misto. Sento che c'è il curry, un pochino piccante, ma proprio quel... Buono! Se per caso nella vostra città avete qualche negozio che vende roba orientale, questo, vedete bene, non è male, anzi, poi è anche porzionato, quindi ok, bene, finito con le cibarie, dopo finisco questo. Ok, guardate, alla prossima, ciao!